E allora, di fronte alla domanda se oggi è possibile parlare di poesia, bisogna, secondo me, mettere sul tavolo alcuni fatti, alcune posizioni in merito a questa, a questi interrogativi. Che cosa vorrebbero i poeti? Vorrebbero dagli principi denari per andar nel teatro in baccanali e potere aliquando fornicari. Ecco, questa è l'idea. Cioè, questi hanno tutte queste pretese di grande arte, la poesia, eccetera, quello che vogliono è fare un po' di soldi e godersi la vita. In realtà, a fronte di questa accusa, tutti sanno che Carmina non dante pane. Tutti sanno che tutti i poeti italiani hanno fatto dell'altro per vivere. Montale faceva giornalista. Allora, c'è una prima posizione che dice: i nostri tempi non sono tempi adatti alla poesia. Un'altra posizione è quella che contrappone il poeta alla società utilitaristica. Allora, in tempi in cui si bada all'utile, le poesie a che servono? Eliot diceva che i poeti mediocri imitano e i grandi poeti saccheggiano. E lui era uno che saccheggiava, ma saccheggiava cosa vuol dire? Che se voi leggete le poesie di Eliot, ci sono dentro degli inserti danteschi stupendi. Voglio dire, ma se non leggi poesie, su che cosa costruisci? Quale scheletro ha la tua poesia? Coloro che scrivono poesie sono pessimi e disattenti lettori di poesia. E poi un altro tratto caratteristico è il loro desiderio di vedersi pubblicati, non importa dove o come. Sono convinti che non appena saranno pubblicati avrà inizio una nuova vita, non avrà inizio un bel niente. Stampare non è un grande evento. Sto cercando non di dimostrare che non vale la pena di occuparsi di poesia, ma di vedere le contraddizioni di questo mondo dei poeti e della poesia. Leopardi, all'inizio dell'Ottocento, in uno dei suoi pensieri, si lamenta che l'usanza del secolo, non il secolo Ottocento, è che si stampi molto e che nulla si legga. Ma non solo. E parla del vizio di leggere o recitare ad altri i componimenti propri. Cioè, il tormentone di quelli che, siccome scrivono poesie, vanno in giro col libreccino in tasca e alla prima occasione subito tormentano gli amici, gli astanti, dicendo: ti leggo le mie poesie. Dice: oggi che il comporre è di tutti e che la cosa più difficile è trovare uno che non sia autore, è divenuto un flagello, una calamità pubblica, una nuova tribolazione della vita umana. Ormai non vi è ora né luogo dove qualunque innocente non abbia a temere di essere assaltato e sottoposto qui di medesimo, o strascinato altrove, al supplizio di udire prose senza fine o versi a migliaia. E poi va avanti e dice: la cosa è diventata così molesta che alcuni miei conoscenti, uomini industriosi, in breve apriranno una scuola o accademia, ovvero ateneo di ascoltazione, dove a qualunque ora del giorno e della notte essi, o persone stipendiate da loro, ascolteranno chi vorrà leggere a prezzi determinati, che saranno per la prosa la prima ora uno scudo, la seconda due, la terza quattro, la quarta otto, e così crescendo con progressione aritmetica. Per la poesia il doppio, per convulsioni, sincopi e altri accidenti leggeri o gravi che avvenissero all'una parte o all'altra nel tempo delle letture, la scuola sarà fornita di essenze e di medicine che si dispenseranno gratis. Lo parlo. Ma il problema è che molti pensano di essere poeti perché gli hanno detto che per scrivere poesie basta andare a capo prima. Un'altra molesta schiera di sedicenti poeti è quella di coloro che sono convinti che poesia è uguale oscurità. Insomma, il poeta è uno che scrive delle cose che non si capiscono. Quindi, scrivono delle cose che non si capiscono e pensano di essere poeti. Ma capite che non è mica la stessa cosa. Perché ci sono dei grandi poeti che scrivono, Montale è uno di questi, che scrive anche dei testi molto oscuri, ma l'oscurità ha un senso. Se è funzionale,
se, dice Montale, se la realtà è oscura, può darsi che la poesia sia oscura. Ma non il contrario, che il poeta decide di essere oscuro perché pensa che così sarà più interessante. Oppure c'è anche un altro modo di intendere il poeta. Cioè, si pensa che il poeta è uno un po' stralunato. Il poeta è uno che vive con la testa tra le nuvole. Invece, ecco, perché vale la pena, secondo me, oggi ancora, di scrivere poesia? Che compito può avere la poesia? Ecco, io credo che la poesia non debba condurre in un altro mondo, sulle nuvole. Penso che la poesia debba aiutare a trovare la verità, come diceva Saba, la verità che giace al fondo, perché c'è una verità che giace al fondo e la poesia può essere uno degli strumenti che aiutano a ricercarla. Saba diceva anche la mia buona carta è alla fine la poesia. Cioè, insomma, una poesia come una forma di conoscenza, non solo un modo per rappresentare la realtà, ma un modo per approfondire la conoscenza. E la poesia mi può servire per accostarmi al lato oscuro, al lato inesplicabile, al non detto. E può servire, prendo in prestito questa espressione da un pittore, per aprire gli occhi sull'invisibile. Così semplice era tutto: chiudere gli occhi e guardare. Ecco, io credo che questo sia un compito tipico della poesia, di aiutare a accendere una luce. La poesia non ha il compito di diffondere oscurità, ma ha il compito, secondo me, proprio invece di semplificare, di arrivare al profondo. A volte le strade che segue non sono immediatamente comprensibili. La poesia mette a fuoco la vita, è vero. Se la poesia serve a mettere a fuoco la vita, fa un servizio molto forte. E quando si ascolta una poesia di Leopardi o di un vero poeta, non ci si commuove per la vita di lui, ma per la propria. In questo tempo duro, chi non è solo un sopravvissuto fa esperienza della poesia. Non c'è niente di peggio, diceva Peggy, che avere un'anima belle fatta, un'anima confezionata. La poesia rompe le confezioni. Infatti, la vera poesia è sorprendente. La finta poesia è quella che ti aspetti. Secondo me, intanto, bisogna leggere e rileggere i grandi poeti, senza preoccuparsi se si resta un po' indietro. Sapete qual era, secondo Nabokov, il carattere distintivo della grande letteratura? Quella che ti provoca un brivido tra le scapole. Cioè, la poesia deve essere un po' vita. E Saba questo lo diceva molto bene. Diceva che ci sono i poeti onesti e i poeti disonesti. I poeti disonesti sono quelli che fingono, i poeti onesti sono quelli che mettono nella poesia la loro vita. Sempre Rilke, nei sonetti a Orfeo, scrive: cantare veramente è altro respiro, un afflato di nulla, soffio divino, vento.